Nella sede di Gruppo Generali a Brescia, in via Triumplina, lunedì 18 novembre, è andato in scena l'incontro tra responsabili del settore giovanile, educatori, allenatori e genitori, che si è focalizzato sul ruolo della tecnologia quale elemento rivoluzionario per tutto il mondo del calcio, anche attraverso le figure di match analyst e scouting. Protagonista della serata è stato Kama. Kama Sport è un sistema integrato per le società di calcio in cui si possono raccogliere i dati e si possono offrire servizi. È un sistema personalizzato, questo è l'elemento differenziante in cui crediamo molto. Ogni società ha le sue esigenze, noi le raccogliamo e andiamo a costruire diversi servizi che vanno ad accogliere queste esigenze e a risolverle. Questi i servizi proposti dall'azienda con sede nel Bresciano, a Paratico. I quattro servizi sono TAC, Analytic, Academy e VideoKey. Allora, TAC è un servizio da smartwatch, uno può avere uno smartwatch, un'app e lo smartphone collegato, ha un account a cui può accedere e quello che fa è quello di poter con un TAC, con un click sullo smartwatch, selezionare un evento e ritagliarlo in modo automatico. Questo è davvero un'evoluzione perché non si perde tempo nel post match a riguardarsi video di partite o allenamenti, ma già sul campo si possono andare a raccogliere informazioni importantissime, tra l'altro con il comando audio, quindi vocale, si può andare anche a specificare che categoria di evento è, ad esempio TAC, tiro in porta, TAC, cross, TAC, evento interessante, e dopo la partita si può aprire il PC e già avere tutti i video ritagliati dai likes grazie a VideoKey, che è l'altro servizio, che sono tutti collegati, sono moduli di uno stesso sistema e di uno stesso database. VideoKey ti permette velocemente di, attraverso un wizard, un percorso, di andare a selezionare gli eventi che ti interessano e fare analisi video, quindi il video analista o l'allenatore o anche l'utente, chiunque esso sia, in modo molto comodo può andare a selezionare i video interessanti, gli eventi interessanti e andare a analizzarli, sia di allenamento che di partita. Poi abbiamo Analytics, che riguarda tutto il mondo delle analisi e delle statistiche. Questi dati, sempre che abbiamo descritto, sono raccolti anche lì e l'analista, che può essere sempre un allenatore, può andare a riguardarsi, a seconda di quello che ha specificato, gli eventi interessanti, ma soprattutto le analisi interessanti. Si guarda dei grafici, uno storico di tutto il registro degli allenamenti e di tutto il registro delle partite e può andare a individuare i punti di debolezza degli avversari o i punti di forza della propria squadra e decidere come strutturare i futuri allenamenti per migliorare sia giocatori che la squadra, che i reparti. E poi abbiamo Academy è veramente quello che fa da collante a tutto, una società di calcio professionistica che ha diverse affiliate, può dare delle direttive, descriverla all'interno della piattaforma su come crea gli allenamenti, come crea gli esercizi, template di esercizio, e l'allenatore dell'affiliata ha in tempo reale tutte queste indicazioni e può poi andare a personalizzarla a seconda della sua casistica, della sua realtà, sia in modo verticale, cioè a seconda dell'età dei giocatori che ha di fronte, che deve allenare, che ovviamente le esigenze sono diverse, pulcini, esordienti fino alla prima squadra, sia in modo orizzontale a seconda della metodologia che lui utilizza. Le metodologie in questo caso i supervisor della società principale, come può essere Brescia e tutte le sue affiliate, danno le indicazioni attraverso il servizio Academy, tutto in modo integrato. Proprio Academy, uno dei servizi proposti da Kama, servirà per sostenere le attività della Brescia Academy. Noi serviamo ancora di più perché per controllare meglio l'affiliata, perché le affiliate non abbiamo dentro nella affiliata in questo momento qua un nostro referente per tutte le affiliate. Facendo con questo modo, con la Camera, riusciremo a controllare meglio e mandando magari una volta al mese un nostro istruttore presso le affiliate verificare se tutto viene fatto.